Buongiorno, sono Rossetti di Ticino Time. Per te Sinice, se dopo questo punto diciamo conquistato in 10 è scattato qualcosa di positivo nell'ambiente, se può essere la partita della svolta. Sì, penso che abbiamo dato tutti, ognuno di più di nostre forze. Penso che siamo fatti come la squadra bene secondo tempo e sono orgoglioso di questo punto di vista. Ok, per te Claude, se è il tuo primo gol con l'Ascoli, che emozione è stata e come vedi il futuro, diciamo, se può essere anche, come vedi se può essere anche per te la partita della svolta, diciamo, che ti sei sbloccato? Beh, innanzitutto diciamo che un po' me lo sentivo perché Ferrara mi ha sempre portato un po' fortuna. Quando giocavo a Sassuolo avevo segnato qua lo stesso gol contro di loro, quindi diciamo che oggi un po' me lo sentivo. Partita della svolta me lo auguro perché comunque c'è da lavorare, c'è da stare compatti. Oggi abbiamo fatto un punto importante, soffrendo in 10. E quindi è giusto continuare a lavorare e riportare settimana prossima questo spirito in campo. Ok, grazie. Sì, è un tipo che da Claude, a questo punto cosa può dare all'Ascoli in prospettiva? Sicuramente arrivavamo da una sconfitta a Terni dove il primo tempo non abbiamo fatto una buona gara, il secondo tempo invece abbiamo detto la nostra, però abbiamo perso. Quindi in settimana ci siamo detti di riportare quello spirito di quel secondo tempo e penso che oggi si sia visto, perché comunque anche in 10 sì abbiamo sofferto, ma sempre da squadra. E abbiamo avuto anche qualche palla gol per portarla a casa. Quindi faccio complimenti ai miei compagni perché ce l'abbiamo messa tutta, ognuno ha dato il massimo pur soffrendo in 10 e questo è il bello. Assieme ci chiedo di questo campionato così equilibrato, sono partite sempre combattute, comunque l'Astro ha dimostrato di esserci, no? Nonostante questo equilibrio che comunque continua nella parte in generale, classifica la spalla comunque ha sofferto, grazie all'Ascoli che ha avuto una grinta, no? Sì, però noi abbiamo una strada, questa strada che dobbiamo lavorare ogni giorno di più. Sì, è vero che arriviamo da un tempo non è bene per la nostra squadra, però noi abbiamo fiducia dentro di noi e dobbiamo capire che ogni giorno dobbiamo lavorare di più. Facciamo anche prossima settimana, lavoriamo di più e guardiamo prossime partite con fiducia e con forza. Vi chiedo una sensazione sulla piazza, che piazza è, il coinvolgimento delle persone. Oggi c'erano 300 spettatori vocianti, magari nel rapporto con la carriera. Penso a Claude che ho conosciuto al Sassuolo, insomma è un altro mondo comunque, no? E poi soprattutto è una piazza che è stata storica in Serie A con il presidente Rossi, voi siete molto giovani, ecco se c'è qualcosa quando vi allenate di magico. E poi a Simic le chiedo, è solo omonimo, vero, dell'ex difensore del Milan, vi conoscete? No. Grazie. Sulla piazza, sulla magia di Ascoli, sì. Se è magica. Io sono abituato, avendo giocato 12 anni a Sassuolo, ero abituato a quella piazza che diciamo che non è calorosa come questa qui di Ascoli. Noi ci teniamo sempre a dare il massimo perché sappiamo che è una piazza importante e calorosa, che si aspettano davvero tanto da noi e noi ogni settimana cerchiamo di sudare la maglia. E settimana scorsa erano in 1200-1300 a Terni, oggi erano in 300, quindi questa è la dimostrazione che ci seguono ovunque, fanno il tifo per noi e noi dobbiamo essere bravi a ricambiare al massimo con delle ottime prestazioni proprio per loro. Qualcosa della Serie A nell'aria non c'è più, è troppo
No, no, noi dobbiamo pensare a partita dopo partita. Il primo obiettivo quest'anno, per ora pensiamo a salvarci, poi prima ci salviamo meglio è, poi di conseguenza pensiamo ad altro, ma la prima cosa è salvarci. No, il vero Ascoli c'è sempre stato, poi è ovvio che nell'arco di una stagione ci siano alti e bassi perché fa parte di questo giochino, però l'Ascoli anche in partite in cui sporche ha cercato di tirar fuori carattere. Io penso alla partita di Bari, andavamo a giocare là in uno stadio con 35.000 persone, ci davano tutti per sconfitti e abbiamo portato a casa la partita. E poi ovvio che ci sono partite in cui le cose ti riescono meno, altre partite in cui ti riesce bene tutto, ti gira tutto bene, però l'Ascoli c'è sempre stata e poi noi, come ho sempre detto, in settimana dobbiamo cercare di lavorare e cercare di portare a casa sempre qualcosa di importante. Sì, lo so. Sì, lo so, mi ricordo bene. Ricordo bene. Posto? Grazie a tutti. Grazie. Grazie, grazie.